Questo film è stato realizzato con un budget veramente basso costo, quindi ero molto stressato naturalmente. Quindi per poter lavorare ho dovuto puntare molto su una sceneggiatura perfetta, senza difetti. E poi anche le angolazioni erano molto importanti. Ho cercato di perfezionare tutto questo e fare tutto in poco tempo. Quindi ho evidenziato, per me era molto importante la messa in scena. L'attrice si chiama Park Joo-hee. In precedenza ho avuto modo di lavorare con lei per un mio cortometraggio. Lei ha lavorato come non protagonista femminile. E lei è un tipo piuttosto introverso, timido. E a volte molti pensano, e lo è anche, ma molti pensano sia fredda. Quindi ho voluto sfruttare questo suo carattere e le ho consigliato di non recitare ma far vedere il suo carattere così com'è. Quindi in realtà il personaggio del film è molto simile a lei nella realtà, anche nella scena dove lei mette un luce da labbra, è una cosa che lei fa spesso anche nella realtà, quindi era tutto naturale. Sì, al di là del film, attraverso questo volevo far vedere veramente il rapporto interpersonale che c'è anche nella società coreana. Nel film noi assistiamo a delle scene molto forti, crudeli, di sangue, però in realtà a mio avviso l'arma più pericolosa, più paurosa è l'uomo, siamo noi, quindi questo era il mio obiettivo. È un'ottima osservazione perché io stesso sono un grande fan dei film horror, e lo è anche mio padre. Quando avevo 10 anni per la prima volta mio padre mi ha portato al cinema a guardare i film horror, quindi per me era tutto, è successo tutto in modo naturale. Sempre amato questi grandi registi italiani come Dario Argento, Michele Soavi, anche De Palma, il film come Profondo Rosso. Quindi devo dire che sono cresciuto senza avere nessun sentimento, c'è una specie di rifiuto verso questo genere di film. Quindi era il mio desiderio era di realizzare un film horror come film esordio. Quindi sono molto contento e in futuro, se possibile, come Dario Argento vorrei creare un marchio proprio mio. E così gli spettatori, guardando un film, possono capire subito che quello appartiene a me.